Chiama Milo, mi senti Milo? Ciao Milo, sono Mauro. Sono nella camera iperbarica. Parlo sempre con la voce come Paperino. Perché respiriamo legno, ti ricordi? Tra un po' vado sott'acqua, così ti saluto e vado a vedere un po' di pesci. Ci sei, vai. Fermo, vai. Un sommozzatore scendeva a grande profondità nel mare per un lavoro. Doveva riparare una piattaforma sottomarina. Ma per farlo doveva stare chiuso in una piccolissima camera per giorni e giorni. Che scena che sei! Dai, che poi andiamo in vacanza! Non piangere, eh! Buongiorno! Bentornato alla luce! Secondo me, per fare questo lavoro bisogna essere dei disadattati, gente che non riesce a stare tanto a casa. Caro Milo, adesso io mi trovo in un paese dove c'è la guerra. Ma è un paese bellissimo, con un mare meraviglioso, azzurro, con un sacco di bei pesci. Ma viviamo tutti in un mondo al contrario. Anche io sono un po' al contrario. Tutti vanno per respirare a prendere una boccata d'aria. Io invece prendo una boccata d'acqua.